L'avvocato Claudio Salvagni, difensore di Massimo Bossetti, chiede di confrontare le tracce di DNA rimaste sconosciute sul corpo di Yara Gambirasio con il profilo genetico dell'assassino di Sharon Verzeni. Bossetti, muratore di Mapello, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara, avvenuto il 26 novembre 2010 a Brembate, e ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d'Isola. Il caso ha avuto una svolta il 16 giugno 2014, quando Massimo Bossetti fu arrestato grazie a un'indagine innovativa nel campo della genetica forense. Bossetti è stato incriminato da un DNA sconosciuto, identificato come Ignoto 1, trovato sugli indumenti della vittima. Nonostante la condanna definitiva, Bossetti continua a dichiararsi innocente e la sua difesa sta cercando di riaprire il caso, sostenendo che i campioni biologici potrebbero essere stati manipolati e che la prova genetica contro di lui sarebbe stata falsificata. Nel frattempo, l'omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto il 30 luglio a Terno d'Isola, e altri crimini simili commessi nella stessa area dove Yara fu assassinata, potrebbero portare a nuove scoperte. Sharon è stata uccisa da Musa Sangare, un aspirante rapper di 31 anni, che quella sera portava con sé 4 coltelli, come un predatore in cerca della sua vittima. Sharon è stata brutalmente aggredita senza apparente motivo, ricevendo 4 coltellate. Sangare, già noto per episodi di violenza, aveva precedentemente picchiato la madre e minacciato la sorella con un pugnale. Prima di uccidere Sharon, aveva anche attaccato 2 giovani con lo stesso coltello. Nella sua tasca è stato trovato un biglietto con annotazioni su un femminicidio avvenuto nel Veneziano nel 2021, perpetrato da Moses Ewere Osaghie, che aveva assassinato la moglie davanti ai 3 figli. Moses è lo stesso nome d'arte con cui il rapper aveva cercato di affermarsi nel mondo della musica. Il modus operandi e il profilo psicologico di Sangare hanno attirato l'attenzione non solo degli inquirenti, ma anche della difesa di Bossetti. L'avvocato Claudio Salvagni commenta: «Abbiamo preso in considerazione questa possibilità, nonostante inizialmente l'età ci avesse fatto esitare. Tuttavia, riflettendo, abbiamo notato che all'epoca del delitto Gambirasio, Sangare aveva tra i 17 e i 18 anni. Credo che sia fondamentale per gli inquirenti procedere con il confronto del DNA di Sangare con quello trovato sul corpo di Yara e approfondire ulteriormente le piste che non sono state ancora esplorate. Oltre ai 2 profili di DNA ancora sconosciuti, ci sono anche 9 formazioni pilifere, di cui 2 appartengono chiaramente alla stessa persona. Inoltre, esiste un DNA sottotraccia, di origine mitocondriale, che non corrisponde né a Yara né a Bossetti. Per identificare l'assassino, i genetisti hanno risalito a ritroso il profilo genetico, prelevando campioni da migliaia di abitanti della zona fino a trovare una corrispondenza. Il DNA di Damiano Guerinoni, frequentatore di una discoteca vicino al campo dove fu trovata Yara, si rivelò collegato a quello dell'assassino tramite la linea paterna. Da lì si giunse a Giuseppe Guerinoni, il cui corpo fu riesumato e le analisi confermarono che era il padre di Ignoto 1. Gli inquirenti ripercorsero la vita del defunto e cercarono le donne con cui aveva avuto relazioni. Esther Arzuffi, una di queste donne, fu identificata come la madre dell'assassino di Yara. Il 15 giugno 2014, Massimo Bossetti, il figlio di Esther, fu fermato in un controllo stradale simulato, dove il campione di DNA prelevato tramite etilometro rivelò la corrispondenza con il DNA di Ignoto 1. Bossetti fu arrestato il giorno successivo. Oltre alla prova genetica, contro di lui vi erano anche le immagini delle telecamere della palestra frequentata da Yara, che documentavano il passaggio ripetuto del suo furgone davanti all'edificio nel pomeriggio della scomparsa della ragazza, e le celle telefoniche che lo localizzavano sul posto. Inoltre, Bossetti non aveva un alibi. L'impianto accusatorio è stato ritenuto solido da ben 26 magistrati attraverso 3 gradi di giudizio, i quali hanno condannato Bossetti per l'omicidio di Yara al termine di un'aggressione sessuale, nonostante l'autopsia non abbia confermato lo stupro e il muratore continui a proclamare la propria innocenza.
Da anni la difesa tenta di ottenere la revisione del caso, puntando su presunti errori e addirittura manomissioni nell'analisi del DNA, effettuata come accertamento tecnico irripetibile. Questa ipotesi è stata accentuata quando la PM di Bergamo, Letizia Ruggeri, è finita sotto inchiesta per frode processuale e depistaggio. La Ruggeri aveva deciso di trasferire 54 campioni biologici, contenenti tracce miste di vittima e assassino, dal frigorifero dell'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo, che non era dotato di congelatori per la conservazione delle provette a meno 80 gradi Celsius. Sebbene la decisione della PM fosse stata presa solo dopo la condanna definitiva in Cassazione, per la difesa, la degradazione dei reperti ha precluso qualsiasi ulteriore analisi genetica. Tuttavia, la Procura di Venezia ha già richiesto l'archiviazione dell'indagine a carico della PM Ruggeri. L'avvocato Salvagni conclude: «Chiediamo solo di cercare la verità. Se, a seguito della comparazione, dovesse risultare che il DNA sotto traccia appartiene a Sangare, non solo questo riaprirebbe la speranza per Bossetti di dimostrare la propria innocenza, ma rappresenterebbe un elemento decisivo in grado di rivoluzionare l'intero caso. Entrambe le vittime, Yara e Sharon, sono state accoltellate alla schiena. Inoltre, Sangare, prima di commettere l'omicidio di Sharon, era passato proprio da Chignolo, lo stesso luogo dove Yara fu trovata morta. Sarà solo una coincidenza? Forse sì, ma